La prova del cuoco ricette 15 maggio 2018, le ricette di oggi di Antonella Clerici e i suoi maestri in cucina. È iniziato il conto alla rovescia, mancano meno di 3 settimane alla fine di questa edizione del Cooking Show del Mezzogiorno, ma soprattutto all'addio della conduttrice al suo adorato programma. Chi ci sarà oggi in cucina alla prova del cuoco per le nuove ricette del martedì? Come sempre lo scopriremo insieme, così come a fine settimana sapremo il nome del primo finalista della gara dei cuochi. Settimana prossima avremo il secondo nome e poi si concluderà con la finalissima. Il 1° giugno non dimenticate la festa per il saluto ad Antonella Clerici, ma intanto godiamoci tutte le ricette del giorno della prova del cuoco. Puntata e ricette del martedì, e alla prova del cuoco oggi dovrebbero esserci Iro Scioda, Luisanna Messeri, Ambra Romani, Anna Moroni e Renatone. Come sempre troverete in basso il link con tutte le ricette di oggi 15 maggio 2018 della prova del cuoco, complete di foto, ingredienti e passaggi. La prova del cuoco ricette 15 maggio 2018, le ricette del martedì di Antonella Clerici. L'appuntamento è poco prima di mezzogiorno con i saluti e subito dopo con le prime due ricette dei cuochi in sfida. A seguire tutte le ricette del martedì. Se invece avete perso la prova del cuoco ricette ieri 14 maggio 2018, cliccate qui per copiare la ricetta della golosa torta in padella di Natalia Cattelani, la ricetta dei bocconcini di tacchino con zucchine e mandorle di Cesare Marretti, la ricetta dei bocconcini di tacchino al pomodoro con burrata di Diego Bongiovanni, la ricetta dell'insalata di baccalà di Sergio Barzetti, e la ricetta delle mezzalune o ravioli con ricotta e mortadella al sugo di pomodorini crudi di Alessandra Spismi. La prova del cuoco, le ricette di oggi 14 maggio 2018, la ricetta degli involtini di zucchine e rana pescatrice di Renato Salvatori, la ricetta di Anna Moroni delle rose di maggio, la ricetta degli zuccherini all'anice di Luisanna Messeri, la ricetta degli involtini di peperoni e caprino di Ambra Romani, la ricetta della sogliola fritta di Iro Scioda Stampa,